bentornati, bentornati, e siamo noi in una puntata che oggi sarà piena di emozioni, perché in studio abbiamo persone, persone come noi, persone comuni, che in situazioni, in circostanze completamente inattese, si sono trovati a riuscire ad attingere a riserve di coraggio che magari pensavano di non avere, per affrontare, per compiere dei gesti straordinari, esponendo la propria vita a rischio e salvarne di altre. E allora, benvenuti ai nostri eroi per caso, Sonia Di Lenarda, Giovanni Consiglio, Mohamed Gueye. Grazie di essere con noi questo pomeriggio. Con loro un amico di Siamo Noi, padre Claudio Santoro, che è il vicario della parrocchia di San Barnaba di Roma, ha appena festeggiato i 40 anni di sacerdozio nella congregazione dei Pavoniani. Bentornato. Auguri, padre Claudio. Grazie, grazie, grazie. So che si è emozionato, padre Claudio, che gli tremava un po' la voce. Ma chi le dice le Qualcuno cose? Ce l'ha detto, ci è arrivata. Noi eravamo lì, adesso lei non ci ha visto, ma noi eravamo lì. Grazie, grazie. Allora, padre e grazie Claudio. A ah, scusami, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Scusami, scusami. Sauro Pellerucci, che è un imprenditore, presidente del Consiglio di Amministrazione di Pagine CSPA, ma che oggi è qui come promotore di un sito internet, io sono una persona per bene.it, esatto, che archivia, racconta storie di cittadini comuni divenuti appunto degli eroi. Grazie di essere con noi. È il caso di dire ultimo nell'ordine delle presentazioni, ma non per importanza. Ah. Padre Claudio, allora abbiamo appurato che c'è stato un momento di grande emozione che è stato vissuto, importante, proprio di recente, ma noi andiamo un po' indietro con il tempo per capire se quando eri bambino, ragazzino, avevi un eroe preferito a cui guardavi, che era per te un po' fonte di ispirazione? Io non è che leggo molto i giornaletti. Poteva essere in carne ed ossa anche l'eroe. Poteva anche essere in carne ed ossa l'eroe. Sì, beh, guarda, fin da piccolo mi è sempre piaciuto, del mio paese, dove io sono cresciuto, i ragazzi particolari, che sono quelli fuori dal comune, quelli che adesso sono in galera. Mi piaceva il fascino, l'indipendenza, la violenza, poverini, costretta a viverla e quindi a rischiare la propria vita, i propri genitori. Mi piaceva poi unire questi ragazzi, questi bambini, con quelli, diciamo, normali del paese, e assieme c'era un eroismo da parte di tutti, da parte dei ragazzi che bene, che stanno qui, ragazzi poco bene, e si sopportarono, dicevo, qui un gruppo subito d'estate, era un'estate di eroi, perché sopportare questi ragazzi a rischio, che poi si sa quante ne possono combinare, e vivere con loro, interagire con loro, che non sono della stessa razza, della stessa mentalità, della stessa formazione, per me ha creato molto fascino e attrazione. Ci sta dicendo, padre Claudio, delle cose interessanti, che il confine tra il bene e il male a volte non è così netto, e che insomma anche l'attitudine al bene è radicata in noi e può emergere anche in circostanze in cui meno te lo aspetti. Ma se vediamo all'oggi, tu conosci delle persone che magari noi chiamiamo ordinariamente straordinarie, che hanno compiuto dei gesti così inattesi e così potenti da potersi anche definire eroi intorno a te, nel tuo quartiere, nella tua parrocchia? Guarda, più lontano. Potrei fermarmi, mi sono fermato poco perché chissà quante esperienze ci sono, però due le vorrei nominare. Una donna che è della casa famiglia, che praticamente 10 bambini sono in questo mondo, perché ha detto no, non deve abortire, ci penso io a farli crescere, a farli nascere. Quindi minimo 5-6 bambini sono su questa terra grazie a questo intervento eroico di questa donna, che poi li aiuta a crescere. Ma che bello! È bello. Cioè, lei ha sostenuto le mamme? Le mamme, si è messa accanto alle mamme. Ha aiutato le mamme che non volevano dare alla luce i bambini, non potevano, poveri, disperati, sicurezza niente, ci pensiamo noi. E qui per me è un grande attore. Seconda persona? Seconda persona, una persona dell'Africa che purtroppo ha lasciato i figli più grandi in Africa, in Etiopia, è venuta in Italia, almeno uno voglio dare un futuro. Adesso in Italia ha dato un futuro più piccolo, che sta crescendo, sta andando all'università, lei lavora con un eroe di notte, di giorno, non c'ha riposo, purché suo figlio possa avere una posizione sociale, è una cosa meravigliosa. Allora, conosciamo intanto i nostri eroi per caso, padre Claudio. Padre Claudio, la domanda finale di Abel è quella che io le volevo a te: perché non lo fanno tutti? Guarda, avevo già pronto la risposta. Eri preparato? Perché sto riflettendo, questo qui è il mio amico di Sarno, poi con Giovanni. Sarno c'è un feeling, poi ti spiegherò in privato. Perché eroi, come dice Totò, signori non si nasce, cioè signori si nasce, non si diventa. Eroi invece
non si nasce, si diventa eroi, vivendo da eroi tutti i giorni, da cristiano, vivendo da eroi, con la mentalità di eroi, ti trovi il rogo, ti butti dentro, però tu vivi da eroe, quindi non si sentono eroi, in un certo qual senso hanno ragione, però secondo me l'eroe è colui che vive tutti i giorni così, in questa dimensione di altruismo esasperato, non porta niente di se stessi. Questa è... Quella storia ha dell'incredibile, e pensiamo che proprio qualche giorno fa una famiglia è stata decimata proprio a causa di un incendio, sono morti due bambini, il più grande non ce l'ha fatta per salvare il fratellino, anch'egli deceduto. E come si fa a non chiamarli eroi? Padre Claudio, come si fa a non chiamarli eroi? Eroi è... Penso che eroi, sì, è la definizione che noi diamo a loro, perché è un atto di eroismo, come un atto di eroismo, non dimentichiamo, quando ha un ideale, gli eroi della patria, gli eroi della guerra, gli eroi della vita, gli eroi della famiglia, gli eroi anche dello sport, cioè uno che vive in modo generoso la propria vita, è eroi, se questi dobbiamo chiamare eroi, chiamiamoli eroi, cioè gente che vive la dimensione massima della propria esistenza, al massimo, senza condizioni, non ti porta niente, al massimo. Libero. Ecco, eroe libero, la persona libera. Quante belle definizioni stiamo dando all'eroe e quanto stiamo capendo che è uno slancio che abita dentro di noi. Siamo nel caso concreto, no? Mohamed a un certo punto poteva tranquillamente salvarsi, andarsene via, farsi i fatti suoi, ha visto quel bambino e ha deciso di rischiare anche la sua pelle per tirarlo via e salvarlo. Secondo te che cosa è scattata? Che cosa è scattato nella sua mente? Possiamo tornare collegandoci con quello che hai detto tu prima? Libertà. Non è stare sopra un albero, ti ricordi queste parole? Sì. Non è il volo di un moscone, non è uno spazio libero, non è un'opinione. Ecco, libertà è partecipazione, fino ad arrivare all'eroismo. Quindi è uno che vive partecipando agli altri, la libertà della partecipazione ti porta anche a dare te stesso, addirittura a rischiare la propria vita. Padre Claudio, c'è forse un modo in cui noi ce la raccontiamo, una narrativa si direbbe, no? Per cui siamo portati a dire siamo tendenzialmente individualisti, mors tua vita mea, invece dentro di noi c'è uno slancio, sempre dentro, c'è, che ci porterebbe verso gli altri. C'è, soprattutto lo dobbiamo far svegliare in noi e negli altri. E qui prendo appunto nel mio campo, questi giovani di oggi, li dobbiamo credere nella loro capacità di esprimersi. Non sono dei bamboccioni, dobbiamo... Questa voglia di dare la propria vita, ma c'è stato milioni e milioni di persone hanno dato la vita per un ideale, e questo tuttora lo danno. Crediamo che ciascuno di noi c'è questo germe che deve crescere, di dare la vita. E guarda un po', padre Claudio, anche quell'ideale si chiamava libertà, Sì. E non è un caso, sì. Non è un caso. Diamo fiducia, perché il modo in cui guardiamo diamo le persone, fiducia, poi sì, aiutiamo quelle persone a essere quello che possono davvero diventare. È un caso di soffocamento in cui... O agisci con quella manovra, la manovra di Heimlich, o altrimenti... Sì, e lo devi però prima riconoscere. Quindi è stato buono quel giorno in cui ho visto i video, perché mi hanno fatto conoscere quella realtà, quel pericolo. Quindi lei interviene. Agito. Sì. Alla luce mantenendo di la calma, perché sì, io dico quanto è difficile mantenere la calma anche sì, se si possiede sangue freddo trattandosi di tuo figlio. Sì, se si sa, si mantiene la calma. In quel momento si è lucidi. Lei sì, calma, però in fondo aveva visto soltanto un video. Sì. Lo avrà visto pure 2, 3, 4 volte. Sì. Ma non ha mai pensato nemmeno per un momento, io non ce la faccio. No, l'obiettivo era vincere. L'obiettivo era vincere, non c'erano altri pensieri nella mia testa. E ce l'ho fatta, insomma. Ha salvato suo figlio. C'è la libertà, ci sono tutti i processi di cui abbiamo parlato, ma poi ci sono le capacità individuali che sono tirato fuori, inimmaginabili. Certo, è perché... Bisogna essere anche capaci di essere liberi. Non tu sei libero, ma se non sei capace, calma, prima devi essere capace, tu andavi là, oppure se non eri capace, la tua libertà rimaneva poco utile. Sì. Certo, importante. Poi suo figlio le ha detto grazie, sì. Era piccino. Diciamo mi ha dato tanti altri baci poi durante il corso degli anni. Grazie, l'avete detto voi tutta la famiglia ogni giorno più in alto. Adesso dovrà avere come editorialista padre Claudio, perché sì, è inevitabile, no? Ormai. Sarà un piacere, padre. No, guarda, io mi viene fuori, mi metto una barzelletta, scusa. No, prego. Una realtà. Un signore sulla strada sta per morire, infarto così, no?
Un altro amico mio, che era vicino all'oratore, va là, mi fa tutti questi messaggi, lo rimette in vita. Quell'altro è venuto a dirmi, ma cosa ha fatto quello lì? Io già avevo visto il paradiso, stavo bene là. Quando l'ha incontrato, gli ho detto, ma cosa hai fatto? Cosa il faro mi ha messo in vita? Oh, ogni volta che si vede, chi te l'ha fatto fare? Quindi vedi? Cioè, no, no, può capitare un po'. Deve fare l'ingurista. Senta, mi sembra una bella. Lì, con i suoi amici. Tutto questo? È più bello salvare che essere salvati. Straordinario. Ci piace molto la chiusa che ha scelto per noi, eh? Grazie a tutti i nostri ospiti. Noi torniamo ai puntuali domani, come sempre, alle 13:50. Vi aspettiamo, a domani.